Grande spettacolo di tennis e di pubblico a Marina di Grosseto, dove in un contesto di rara bellezza, sabato 4 e domenica 5 giugno 2011 si è disputato il primo torneo internazionale Città di Grosseto. Qualifica che l'International Tennis Federation, ITF, ha voluto conferire all'associazione Beach Tennis Toscana con grande soddisfazione nell'ambiente del beach tennis locale e nazionale. Il torneo Città di Grosseto per la prima volta ha annoverato atleti provenienti da Giappone e Francia, diventando quindi a tutti gli effetti una tappa del tour mondiale di beach tennis, sport in forte crescita in tutto il mondo e il più praticato lungo il litorale grossetano. Il montepremi era di 5.000 euro tra maschile e femminile. La formula della competizione prevedeva un tabellone di qualificazione e un tabellone principale. Presenti i migliori giocatori nazionali e mondiali, atleti che hanno ottenuto titoli mondiali, europei e nazionali come le coppie Colbucci Meliconi, Mingozzi Marighella, Tazzari Garavini e in campo femminile Briganti Olivieri e Bonadonna Delia. Oltre naturalmente a numerosi atleti grossetani. Gli atleti giapponesi presenti al torneo, pur essendo stati eliminati al primo turno, hanno però il merito di aver fatto conoscere questo sport in Giappone, dove già ci sono praticanti e appassionati. Il portato questo gioco in Giappone è stato federazione in Giappone. Lui è numero uno giocatore in Giappone. Questo torneo è molto grande, molto bello. Ho giocato gara, è molto divertente. Uno sport in grande espansione che ha trovato nel litorale maremmano la sua ideale collocazione, grazie anche alla passione e al dinamismo di Luca Bidolli, infaticabile organizzatore e anima del beach tennis grossetano. Da quanto si pratica il beach tennis sulle nostre spiagge? Ma diciamo che le prime attività sono nate intorno al 2002-2003 in modalità molto amatoriale. Poi dal 2005 abbiamo costituito questa associazione, si chiama Beach Tennis Toscana, e abbiamo iniziato a fare tornei federali, partendo dalla zona di Principina a Mare e Marina di Grosseto, e poi ci siamo spostati sulla Versilia con Viareggio e scendendo nel Livornese con San Vincenzo. Poi a quel punto sono partite le altre associazioni nelle altre province e noi ci siamo occupati di essere sì la capofila nella regione, però occupandoci principalmente dei tornei in provincia di Grosseto. Più abbiamo un appuntamento ormai storico all'Isola d'Elba e quindi diciamo sono 7 anni di attività piena. Un progetto ambizioso che ha trovato la fattiva collaborazione anche dell'assessorato allo sport del comune di Grosseto e dei gestori degli stabilimenti balneari Faro e Pineta che hanno ospitato l'iniziativa, soddisfatti per il tutto esaurito anticipato registrato durante il torneo. Il popolo del beach tennis è abbastanza pioniere, quindi anche se il tempo non è bellissimo, non abbiamo delle super giornate estive, loro vengono prima, arrivano qua, giocano in mesi anche fuori dalla stagione, quindi ci permettono di aprire le strutture anche un pochino prima della stagione. Un bel indotto. Eh sì, direi proprio di sì. Qui da marzo fino a ottobre, metà ottobre, se il tempo regge anche novembre, sono tutti qui a giocare. Il beach tennis, nato come sport amatoriale e da spiaggia, ha assunto via via caratteristiche sempre più professionali,
con regole proprie, simili ma non uguali al tennis. Ed anche la preparazione degli atleti si è fatta più impegnativa, con sedute di allenamento intense e costanti. Su questo e altri aspetti abbiamo sentito i campioni del mondo Luca Meliconi e Alessandro Calbucci al termine dell'incontro con Giulio Petrucci e Marco Ludovici, che li ha qualificati per la semifinale. Quanto allenamento è necessario anche per raggiungere certi livelli? Con questo livello di beach tennis l'allenamento è fondamentale. Noi che abbiamo il tempo, la fortuna di poterci allenare più spesso, siamo anche poi quelli che alla fine riusciamo a avere più risultati, noi e comunque altre coppie come noi che riescono a allenarsi con continuità. Anche tu vieni dal calcio? Sì, anch'io giocavo a calcio quando ero ragazzino, ho fatto fino alla primavera, giocavo nel Ravenna che era la nostra squadra principale, ma molti di noi si sono formati inizialmente come sostanzialmente autodidatti. Il calcio ti dà un po' di gamba, un po' di preparazione fisica, poi come diceva Luca il racchettone nello zaino ce l'hanno tutti da noi, amatori, ragazzini, adulti, vecchi, giovani, donne, bambini, ce l'hanno chiunque. I loro avversari, ancora una volta, quest'anno non sono riusciti a spuntarla contro i campioni del mondo. È stato comunque un bello scontro tra la scuola romagnola e quella romana. Comunque con Alessandro e Luca quest'anno abbiamo perso 3 volte su 3, per cui diciamo ci sarebbe piaciuto vendicarci, però sarà per la prossima volta. Va bene così, un piano piano. Diciamo che l'ostacolo dell'anno probabilmente è stata questa coppia che appunto è campione del mondo. Sì, l'abbiamo incontrata ai mondiali, diciamo che lì nella finale, malgrado un grandissimo torneo che noi abbiamo effettuato, la finale qui c'è stata molto più partita, nel senso soprattutto nel primo set la partita è stata filo a filo, al mondiale loro sono stati decisamente più bravi. La scuola romana si è presa comunque la rivincita con Simona Briganti e Laura Olivieri, che hanno conquistato la prestigiosa coppa battendo in finale la forte coppia Bonadonna-Delia. Pari. Pari Briganti, un applauso anche a Bonadonna Delia. Allora entriamo subito in campo per il doppio maschile. Voi siete le campionesse del mondo in carica, dato che a maggio avete conquistato questo titolo in casa, appunto al Foro Italico. Diciamo che avete bissato anche quella finale. Sì, la finale era la stessa. Diciamo che del circuito questa tappa mancavano delle coppie che sono sempre di primo ordine, diciamo che arriviamo sempre in finale, quasi sempre le stesse coppie. Loro sono molto forti, Bonadonna e Delia giocano da diverso tempo ormai insieme. Chi guida a livello mentale, chi invece è il braccio? Allora, secondo me la nostra forza è proprio perché insieme ci aiutiamo tantissimo, perché è impossibile dare entrambe il 100%. È stato difficilissimo, l'anno scorso abbiamo avuto enormi difficoltà perché non conoscendosi tanto caratterialmente vedevamo la partita in due maniere completamente diverse, però lavorando tanto anche grazie alla Beach Tennis School a Palo d'Azzari che comunque ci ha ascoltato, adesso siamo una cosa sola in campo, quindi secondo me la differenza è proprio questa. Quanto tempo serve per raggiungere un certo feeling? Ma a noi ci è voluto un po' di tempo proprio perché venivamo da due precedenti esperienze di compagne che avevano un gioco molto diverso, la mia ex compagna dal suo e la sua ex compagna dal mio, quindi abbiamo dovuto rielaborare il tutto in breve tempo perché tempo non ce n'è mai abbastanza e quindi adesso abbiamo trovato un buon equilibrio e ci divertiamo in campo.
Alessandro Guadagnini e Luca Rosatone purtroppo terminano in semifinale la loro avventura nel torneo internazionale Città di Grosseto. Impressioni? Ma diciamo che il torneo è stato un buon torneo, è socio, siamo stati abbastanza fortunati col tabellone perché abbiamo avuto ai quarti di finale la defezione della testa di serie numero 1 Mingozzo Marighel, ne abbiamo approfittato e poi abbiamo fatto questa semifinale che la lascio descrivere al mio socio. Com'è andata? Allora, semifinale molto bella, combattuta, complimenti agli avversari, sono stati molto bravi nei momenti quelli diciamo più decisivi e salienti a fare punto, invece noi ovviamente l'abbiamo persi 2 o 3 game sul 40 pari. Comunque siamo molto soddisfatti, è la mia seconda semifinale di fila a un internazionale dopo Marina di Romea e speriamo bene anche per i prossimi tornei. Domenica 5 giugno la conclusione del torneo, con un grande spettacolo sulla spiaggia e la partecipazione di tanti fortissimi giocatori. Gioco, sport e allegria l'hanno fatta da padroni. Anche se, complice il solito temporale estivo, la carovana si è dovuta trasferire in un campo coperto a Grosseto. Cosa che comunque ha messo in risalto l'ottima organizzazione. Complimenti quindi a Luca Bidolli e al suo staff e ai vincitori del torneo Marco Garavini e Paolo Tazzari. Combattutissima questa finale, però voi avete mantenuto alta la concentrazione fino alla fine, c'è sempre stato poco distacco di punteggio. Sì, beh, loro al momento sono la coppia più in forma del circuito, hanno vinto i campionati del mondo, hanno vinto Marina Romea settimana scorsa, ci avevano battuto un mese fa a Cagliari, ci siamo presi la nostra rivincita. Noi finalmente abbiamo vinto un torneo, ci mancava un po' di fiducia e probabilmente con questa vittoria l'abbiamo ritrovata. Forse la testa dell'incontro l'hai tenuta tu? No, oggi... Come altre volte mi sono arrabbiato con Marco perché secondo me non era quello che io ritengo che sia il giocatore più forte, oggi ha dimostrato di essere il numero uno. Questo torneo però vi dà dei punti per quanto riguarda la graduatoria internazionale, così? Sì, ci dà un punteggio ITF. Noi col fatto che ultimamente non siamo andati benissimo, abbiamo perso qualche punto in classifica. Abbiamo scalato di una posizione, adesso non lo so, sinceramente non so bene quanti punti abbiamo, però sicuramente ne abbiamo guadagnato qualcuno. Quindi qualche giorno di vacanza e poi vi rimetterete subito al lavoro? No, domani siamo già a far lezione nella nostra scuola, purtroppo solo il giocare non ci permette di vivere, però va bene così, ci siamo tolti una bella soddisfazione anche per tanti che parlano. Luca, una bella sorpresa? Meritatamente, secondo me hanno vinto poi questo torneo, questa ultima partita, giocato senz'altro molto bene, hanno vinto nei quarti con Mazzarone Capone e poi con Rosatone Guadagnini in maniera diciamo agevole. E anche le donne che hanno, diciamo le romane, hanno sovrastato le emiliane, dunque bella anche la loro finale. Sì, belli gli scambi, i Gari Briganti sono a questo punto la coppia da battere perché dopo 6 mesi hanno fatto campionati italiani indoor, i mondiali, qua si stanno riconfermando come la settimana scorsa in un torneo in Emilia, sempre importante come questo qui, e quindi sono senz'altro la coppia da battere per l'estate che sta per iniziare. We'll be right back.